Questo ragazzo aveva febbre e cefalea. È stata fatta la diagnosi e è stato trasferito quindi nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato. È adesso in condizioni stabili, quindi penso sia fuori pericolo. È un 19enne valdarnese, il giovane ricoverato al San Donato, a cui è stata diagnosticata la meningite, presumibilmente di origine batterica. Non è stato ancora possibile accertare il ceppo. Era stato sottoposto ad una terapia antibiotica prima di fare il prelievo del liquor, pertanto le indagini di laboratorio sono state in qualche modo ostacolate da questa terapia, che sicuramente ha fatto bene al ragazzo, però ha impedito di giungere per il momento a una diagnosi di certezza. Immediato l'avvio dell'indagine epidemiologica per risalire ai contatti che dovranno sottoporsi a profilassi antibiotica. Deve essere iniziata prima possibile, preferibilmente entro le 48 ore dal contatto, ma comunque sia anche nei giorni successivi. Circa un centinaio i contatti stretti individuati, il ragazzo frequenta l'ISIS Valdarno. Si intende sicuramente i conviventi, che sono le persone più a rischio, i partner ovviamente, e i compagni di scuola del ragazzo, e persone che comunque abbiano avuto contatto con le secrezioni, la saliva di questo ragazzo, quindi anche sicuramente gli operatori sanitari che hanno prestato le cure, e chiunque abbia condiviso per lungo tempo, almeno 8 ore, un ambiente chiuso. L'indagine ha permesso anche di risalire i luoghi frequentati dal ragazzo nei giorni precedenti all'esordio dei sintomi: la discoteca Nirvana di Terra Nuova Bracciolini nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo ed una palestra del Valdarno. In questo caso i frequentatori sono già stati contattati dall'ASL. Per un periodo di almeno 10 giorni dal contatto con la persona, chiunque ne è venuto a contatto deve stare attento al proprio stato di salute. Dovessero insorgere sintomi sospetti, quali febbre, cefalea, nausea, è importante che la persona si rivolga al proprio medico. L'ASL invita infine contatti stretti non ancora vaccinati, oltre alla profilassi, a sottoporsi alla vaccinazione. Il ragazzo era vaccinato sia per il meningococco B che per il meningococco C. Non sappiamo però se è una meningite meningococcica, perché ci sono anche altre forme batteriche di meningite.